Allora, l'attenzione su Piazza delle Nazioni e anche in Piazza del Popolo è da parte dell'amministrazione comunale è molto alta. Proprio in questi giorni sono anche programmate delle manifestazioni sia in Piazza delle Nazioni che in Piazza del Popolo per cercare di riprenderci un po' in mano la situazione. È evidente che il problema è di carattere generale, un pochino più ampio e rispetto anche alle competenze dell'amministrazione. Non più tardi di giovedì ho effettuato insieme al comandante Aloi e alcuni colleghi della Polizia Municipale un sopralluogo in Piazza delle Nazioni che non era il primo, ma quello di una lunga serie, e devo dire la verità che la situazione che abbiamo trovato è onestamente abbastanza critica. È stato fatto presente al Comitato di Ordine e Sicurezza provinciale e ha dato i suoi frutti perché abbiamo già effettuato qualche attività congiunta con le altre forze di polizia. Credo che non siano sufficienti, credo che le vanno ampliate. Dal nostro punto di vista possiamo fare una cosa molto semplice, possiamo cercare di creare dei servizi ad hoc su quella situazione, tenendo conto che la Polizia Municipale su quella competenza riguardo all'ordine pubblico onestamente non è così preparata e soprattutto non gli è proprio riconosciuto l'ordine pubblico. Quindi un'attività di presidio assolutamente sì, cercheremo di essere presenti, di farci vedere. Ovviamente il problema non è quello che accade in Piazza Nazione, ma come mai accade in Piazza Nazione. Ovviamente mi sembra di capire che chi oggi frequenta Piazza Nazione in quel modo è un gruppo di migranti che in qualche modo tutto il giorno non sa cosa fare, quindi credo il problema non sia dell'amministrazione comunale di Savona, ma sia generale di questo fenomeno di migrazione che questo governo non è riuscito a gestire.